Siamo in partenza nella velocità di Pepita Oemi, attaccata al largo da Powerful Gar. Fin dietro è Okayama, mentre al largo avanza subito il Fashion Club. È seguito da Osborne B, intanto in vantaggio si presenta sulla piegata Powerful Gar con Old Fashion Club, che va subito a chiedere strada e la ottiene in 200 metri appena abbondanti. 15.5 il primo parziale, Old Fashion va a condurre quindi in breve e conduce nella retta delle scuderie, completando i 400 iniziali in 30.3, 14.8 la seconda frazione. Rimane incollata la schiena Powerful Garp, indietro Pepita OM, poi Okayama RR, all'esterno Osborne B, che progredisce scoperto, trascinandosi Nurallao 600 in 45.5 da parte di Old Fashion Club. Davanti alle tribune, dopo 700 metri, Old Fashion attiene a Powerful Garp. Gli altri faticano a seguire il ritmo con Pepita OM, che prova a rifarsi sotto. All'esterno invece Osborne B, gli 800 in un minuto secco, 14.4 davanti alle tribune. Rimane incollato alla schiena soltanto Powerful Gar, gli altri non riescono a seguire il ritmo dei primi due. Intanto Osborne B passa in terza posizione, scavalcando Pepita in calo. Avanza anche Okayama RR, poi più indietro c'è Principessa Rex in Urallao. 500 scarsi alla conclusione, con Old Fashion Club che sembra tranquillo al comando nei confronti di Powerful Gar, mentre Okayama RR si impegna all'esterno di Osborne B. Ultima curva affrontata con Old Fashion Club in netta evidenza, Okayama RR si impegna in tentativo di recupero esterno. 250 alla conclusione con Old Fashion Club leader, si avvicina Okayama RR, ha spostato anche Principessa Rex, torna aggressivo anche Osborne B. Ultimi 100 metri di gara con Old Fashion Club che nel finale cerca di controllare il tentativo di Principessa Rex, che finisce molto forte all'esterno, ma probabilmente troppo tardi. Al terzo finisce Okayama RR, 1.15.2, 31.1 la chiusa, un Old Fashion Club che nel finale chiude un po' in suplex, ma... Ecco, rivediamo gli ultimi metri. Le ultime battute li finisce a ridosso, impressione che Old Fashion Club si salvi. Però arriva davvero molto molto forte Principessa Rex sul traguardo, raggiunge l'avversario e ci sarà probabilmente una bella foto comunque. Non ci siamo sbilanciati su Old Fashion Club, ma l'arrivo è davvero stretto stretto e forse Old Fashion mantiene ancora qualcosa, ma Principessa lo rimonta quasi interamente. Andiamo a rivedere nuovamente l'arrivo, impressione che arrivi un attimo in ritardo Principessa, quindi dovessimo scommettere, scommetteremo sul numero 6 di Old Fashion Club.